Ernesto Certa, responsabile delle associazioni di volontariato CESVOP di Mazara del Vallo. Allora, oggi una manifestazione qui in Piazza della Repubblica che punta all'educazione dei giovani al volontariato. Sì, allora, intanto partiamo dal CESVOP. Il CESVOP, come tanti altri enti simili in Italia, è il Centro dei Servizi per il Volontariato, ossia quell'organizzazione che dà i servizi a tutte le associazioni di volontariato della Sicilia occidentale. E quest'anno nella delegazione CESVOP di Mazara, che comprende tutto il distretto sociosanitario 53, si è pensato di rivolgere le attività di educazione al volontariato ai più piccoli, quindi svolgere attività di carattere pedagogico nelle scuole medie e elementari, perché pensiamo che bisogna partire dai più piccoli per educare i cittadini di domani e i volontari di domani. Poi l'iniziativa di quest'oggi è il culmine, l'evento finale del progetto, appunto, che si intitola Educare i giovani al volontariato. Qual è allora il messaggio che parte oggi da Piazza della Repubblica per i giovani e per tutti coloro che di Mazara e non vogliono avvicinarsi al volontariato? Allora, noi diciamo che ognuno per la nostra esperienza, chi si occupa di supporto sanitario, chi si occupa di attività di banco alimentare o altro, diciamo che offrire un pezzetto del proprio tempo per l'altro, per gli altri, ti gratifica in maniera personale, nel senso che ti rende utile alla società, non soltanto il lavoro, anche un lavoro diverso può essere utile a costruire una società migliore, il volontariato. In che cosa consiste la serata di oggi? Come andrà avanti questa manifestazione? Allora, la serata di oggi è il culmine, come diceva Ernesto, di una serie di eventi, laboratori effettuati all'interno delle scuole. Siamo partiti in alcune scuole, abbiamo iniziato attività laboratoriali nella scuola nel quarto circolo didattico, siamo andati sia al terzo circolo didattico, scuola media Grassa e la scuola di Castiglione, la scuola elementare Castiglione, per iniziare dai più piccoli con delle attività molto belle, tutto sommato, perché gli abbiamo dato degli spunti su come bisogna comportarsi in alcuni casi particolari della vita, che parte dall'educazione stradale, quindi dalle biciclette, fino ad arrivare alla sensibilizzazione sul sistema di emergenza-urgenza. Infatti, in un progetto che coinvolgeva il quarto circolo abbiamo coinvolto anche la centrale operativa di Palermo, sono venuti i responsabili e abbiamo fatto anche nelle scuole medie attività di primo soccorso, cose molto importanti, gli abbiamo spiegato cos'è un arresto cardiaco, partendo dai più piccoli. E questo è tutto ciò che fanno le attività, le associazioni di volontariato, che molto spesso agiscono nel pieno silenzio, senza farsi notare più di tanto. Oggi abbiamo deciso che diciamo scendere in piazza e dire quello che avevamo fatto, tutto sommato, con molta modestia. E dobbiamo ringraziare il CESVOP, dobbiamo ringraziare l'amministrazione comunale che ci ha dato la possibilità di organizzare questo evento, dobbiamo ringraziare l'assessore Spagnolo per tutti gli impegni che ha assunto affinché attraverso il suo assessorato della pubblica istruzione ci dia quel contributo all'interno delle scuole, perché per noi è importante cambiare la cultura dai più piccoli, è il futuro della nostra società. Ecco. Per chiunque voglia aderire, quali sono le indicazioni da seguire? Aderire è molto semplice, basta avvicinarsi alle varie associazioni di volontariato in funzione anche delle proprie carattere, attitudine, personalità. E tutte le associazioni sono aperte all'avvicinamento dei volontari, perché, ripeto, abbiamo bisogno di persone che hanno del tempo disponibile per aiutare le classi meno ambiente.